I recenti successi dei sondaggi petroliferi a pochi chilometri da Vienna hanno suscitato vivo interesse nel pubblico. Il prezioso oro nero si è trovato a profondità dagli 800 ai 1000 metri. Gli assaggi vengono fatti metodicamente con macchinari perfezionati. Grossi trapani d'acciaio fissati al tubi sonda e mossi a mezzo di una macchina rotante scavano in profondità e nonostante il materiale scelto spesso si logorano dopo pochi decimetri di trapanazione. Man mano che il tubo di sondaggio affonda, per allungarlo vi si avvitano nuovi tronchi della lunghezza di 16 metri. A questa manovra servono le impalcature a foggia di torre che costituiscono la caratteristica di tutti i campi petroliferi. Un sistema di pompe provvede a lavare la tubatura aspirando alla superficie la melma scavata. Tutto l'impianto usufruisce di un macchinario a vapore rifornito da capaci serbatoi. Quando una sonda pesca in una vena petrolifera, il foro viene rivestito di una tubatura in acciaio, attraverso la quale si pompa il petrolio e lo si scarica in serbatoi sotterranei. Sempre per vie sotterranee, il petrolio viene convogliato fino allo scalo ferroviario e da qui in vagoni cisterna per il trasporto alle raffinerie.